Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. L'obiettivo di questo webinar, il focus di questo webinar è capire che cosa possono fare le soluzioni LinkedIn per la tua azienda per quanto riguarda la parte commerciale, divisione commerciale. Andando a vedere proprio le cosiddette solutions di LinkedIn, scopriamo che ci sono quattro tipologie di soluzioni. Le ad solution, le market solution, le cosiddette sell solution, sales solutions e le learn. Questi sono i quattro verbi, quindi assumi, fai marketing, vendi e impara, i quattro verbi che costituiscono il mantra di LinkedIn. In particolare, quando parliamo di LinkedIn per i sales manager, parliamo di quali sono le potenzialità di LinkedIn per fare prospecting, cioè per andare a ricercare nuovi prospect per coltivare, quindi acquisire e coltivare nuovi lead, fare lead nurturing, in qualche modo sviluppare un'attività di social selling e utilizzare anche LinkedIn ovviamente per ottimizzare i propri incontri offline, i propri telefonate, i propri incontri di persona, quindi usare LinkedIn per fare sales intelligence. In particolare, LinkedIn ci spiega come ha congegnato, progettato alcune soluzioni, alcuni approcci proprio per i venditori e i risultati dei venditori che abbracciano le strumenti e le piattaforme di LinkedIn come LinkedIn Sales Navigator, che è il piano a pagamento, l'account a pagamento proprio specifico per i venditori, ottiene dei risultati migliori. Per esempio, aumenta il tasso di chiusura dei deal quando si usa una piattaforma come Sales Navigator, aumenta del 35% il valore del business quando si usa Sales Navigator e aumenta anche il numero di opportunità generate per trovare prospect quando si usa Sales Navigator. Quindi alcune metriche importanti sul tasso di chiusura, il valore del deal e anche l'incremento delle opportunità dei prospect generati utilizzando Sales Navigator. Quindi Sales Navigator è un po' come dire un boost, un acceleratore per chi è già bravo, competente, capace a utilizzare LinkedIn. Cosa ci permette di fare quindi Sales Navigator? Ci permette di trovare più velocemente, con maggiore accuratezza, le persone e le aziende giuste. Sì, non solo le persone, ma anche le aziende. Quindi con Sales Navigator tu puoi impostare attraverso il motore di ricerca avanzato, il Lead Builder, sia i filtri per trovare le persone, ma anche i filtri per fare account-based selling, cioè per scoprire, identificare quali sono le aziende che in ottica B2B vorresti coinvolgere, vorresti entrare, in cui vorresti entrare, vorresti avere la possibilità di tenere una presentazione commerciale, di presentare i tuoi prodotti e servizi. Allora, se vai su Sales Navigator, una delle prime cose che puoi fare è quello di come dire, capire un po' come funziona la piattaforma. Quindi ora ti faccio un mini tour su Sales Navigator per capire che cosa ti offre la piattaforma, perché se sei un commerciale potresti prendere in considerazione. Innanzitutto partiamo dall'home page. Qui hai una serie di filtri sulla sinistra che ti permettono, per esempio, di filtrare in base a chi all'interno dei tuoi lead ha cambiato recentemente lavoro. Ti permette di vedere i lead suggeriti in base al tipo di ricerche che stai facendo. Ti permette di conoscere notizie attorno ai tuoi lead o vedere quali sono i contenuti condivisi dai tuoi lead. Ti permette anche di conoscere i contenuti, i company update pubblicati dalle aziende, cioè dagli account che hai deciso di seguire, e anche le notizie a loro, diciamo, di loro pertinenza. Puoi anche visualizzare in base ai top account, cioè degli account che comunque stai monitorando. E quindi il primo obiettivo è quello di andare a crearti attraverso una serie di ricerche alcuni gruppi di liste di lead o di account. Quindi se io vado sul lead list,
Vedete che io qua mi sono creato una serie di liste, quindi sono andato a crearmi attraverso la combinazione di alcuni filtri diciamo, un elenco di, in questo caso, di prospect che poi salvo come lead. In questo caso qui non ci sono, ci sono lead, quindi potrei dire facendo una ricerca. Persone che hanno, sono degli HR manager o dei director che stanno a Milano e che appartengono ad aziende con più di 200 dipendenti. E questo è un modo per salvare un tipo di ricerca e poi di creare quindi delle liste. Quindi le liste ti permettono di segmentare i tuoi lead in una maniera più efficace. Quindi io posso utilizzare quindi il mio strumento, il mio lead builder per cercare lead, per cercare account, per visualizzare chi all'interno del mio network è stato citato e chi ha recentemente cambiato lavoro. Prendiamo una ricerca che per esempio ho già creato. Supponiamo che il mio obiettivo sia quello di trovare persone che in qualche modo sono interessate all'archetipo, al branding, quindi persone che magari lavorano nel marketing, nella comunicazione, esperti di identità del brand, di brand identity, archetipo, al branding. Quindi posso inserire archetipo, al branding come parola chiave, posso effettuare una ricerca per scegliendo alcuni paesi, potrei andare a aggiungere o comunque filtrare in base al tipo di settore industriale, in questo caso marketing e advertising, e posso poi quindi visualizzare questo elenco di risultati. Allora, questo elenco di risultati mi permette di dire io lo posso, queste persone le posso selezionare, le posso quindi salvare o all'interno di una lista di lead già esistente oppure creando una nuova lista. Quindi io potrei dire, voglio creare una nuova lista di persone che hanno come parola chiave nel loro profilo, quindi hanno o all'interno della loro qualifica, come in questo caso Archetypal Brand Narratives, o all'interno del loro profilo un riferimento con il mondo dell'Archetypal Branding. Selezionando tutte queste persone, cliccando su Save, posso creare una lista. Potrei invece uno per uno decidere di salvare queste persone, di inviare una richiesta di collegamento se sono collegati, per esempio, collegamenti di secondo o terzo livello. Potrei vedere persone simili a loro oppure inviargli un messaggio in mail. Supponiamo di voler creare quindi una nuova lista che chiamerò Brand Archetypes Experts, quindi persone che sono esperti di archetypal branding, quindi potrei creare e salvare questa nuova lista. Quindi me le ritroverei poi nelle lead list o la nuova lista, vedete, Brand Archetypes Experts. In questo caso ho salvato questa persona. Credevo in realtà di aver salvato tutte le persone, quindi probabilmente ho commesso un errore. Ritorniamo tra le ricerche salvate. Quindi io in realtà dovrei selezionare tutti e dire salva questi nella lista. Quindi ora ho. Posso taggare queste persone in maniera differente, quindi usare i tag, posso decidere appunto di aggiungerle a una lista esistente. Posso usare altri filtri, perché posso quindi aggiungere dei tag, posso selezionare per funzione, per ruolo, eccetera. Supponiamo che io voglia appunto andare a prendere le persone che si occupano di archetypal branding dal punto di vista risorse umane, posso scoprire chi sono e posso quindi decidere di salvarli come
all'interno di una lista già creata. Quindi posso, quando li salvo, mi dice qual è, diciamo, la posizione dell'azienda a cui li posso associare, e quindi vedete, posso salvarli come all'interno di questa lista. Allora, non capisco come mai non riesco a selezionarli in maniera più efficace, se non uno a uno. Analogamente potrei fare delle ricerche per account, quindi se il mio obiettivo è cercare agenzie che si occupano, per esempio, di brand identity, potrei sempre inserire brand identity come parola chiave. Cercare aziende, per esempio, in Europe, e poi potrei dire andiamo a filtrare per aziende che comunque hanno a che vedere con la comunicazione o il marketing. Quindi se io filtro per marketing advertising, ottengo 784 risultati. Vedete qua questo bottone, questo switch, Apply Your Sales Preference. Io mi sono definito, per esempio, come tipologia di azienda preferita, quindi come azienda ideale, un'azienda che ha almeno 10.000 dipendenti, che sta in Europa e che appartiene a uno di questi settori. Quindi in questo caso, con questa limitazione, ovviamente, avrei un numero molto più ristretto di aziende. Le posso visualizzare, posso ancora una volta selezionarle, salvarle e quindi posso aggiungerle a questa serie account, posso aggiungerli ad una lista oppure creare una nuova lista di account. Ok, quindi queste sono le modalità con cui io di fatto posso lavorare nella ricerca di prospect. Naturalmente, una volta che ho creato le mie liste, il mio obiettivo sarà quello di comprendere, di seguire queste liste, di comprendere quali sono le loro esigenze e di andare a scoprire altri elementi importanti. Per esempio, supponiamo di prendere questa lista. LinkedIn mi dà, attraverso quelle che si chiamano lì Sales Spotlight, tutta una serie di informazioni che io posso utilizzare. In particolare mi dice che una persona ha cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni, 15 sono lead a cui io posso chiedere una presentazione perché comunque ho un collegamento diretto, quindi in questo caso vedete sono tutti i miei collegamenti diretti. 17 sono più attivi su LinkedIn perché hanno postato negli ultimi 30 giorni e quindi io potrei più facilmente mandargli un messaggio, comunque andare a vedere il loro profilo, che cosa hanno scritto, eccetera. 34 condividono esperienza con me. Quindi, che tipo di esperienze condividono e quindi che tipo di messaggio io potrei inviarle a questa persona? Uno è un lead che segue la mia azienda appunto su LinkedIn, Massimiliano Preti. Quindi andando per esempio a vedere il singolo profilo, posso scoprire quali sono gli elementi di condivisione. 130 collegamenti condivisi. La persona che mi potrebbe in qualche modo presentare qual è il modo migliore per contattare questa persona, magari parlando con Michele Losi, e qui poi posso scoprire il dettaglio, il profilo di questa persona. Scoprire altri lead raccomandati a Oracle che io potrei, come dire, invitare, a cui potrei inviare una email o a cui potrei inviare una richiesta di collegamento. Con Silvia, naturalmente, essendo già un mio collegamento di primo livello, io potrei inviargli direttamente un messaggio.
grazie al fatto che sono su Sense Navigator, ho alcune informazioni in più. Posso conoscere chi sono i collegamenti in comune. Per esempio, vedo che ha tra i collegamenti condivisi Marcello Albergoni, CEO di LinkedIn Italia. Quindi potrei scrivere un'email dicendo: ciao Silvia, ho scoperto che anche tu sei in contatto, sei collegata a Marcello Albergoni, mi piacerebbe incontrarti per raccontarti anch'io quello che sto facendo in merito a LinkedIn o le attività che ti potrebbero interessare. Potrei scrivere quindi a Silvia un messaggio di questo tipo: ciao Silvia, è da un po' di tempo che non ci sentiamo. Ho notato che hai anche tu Marcello Albergoni tra i tuoi collegamenti e che sei iscritta al gruppo di Abi Eventi come che io ho frequentato un po' di tempo fa. E quindi questo è il conversation starter, l'esempio di introduzione personalizzata in cui io posso far leva su alcuni suggerimenti. Per esempio, potrei dire: Oracle, ho letto la survey di Oracle relativamente ai benefici del 5G, mi ha molto interessato, mi piacerebbe discutere con te magari di un aspetto su cui io sto investendo un po' di tempo per la mia professione. Quindi questi icebreaker ti aiutano a rompere il ghiaccio, ma ovviamente poi dovrai spiegare perché stai scrivendo a questa persona, chi sei, quindi ti sto scrivendo, allora chi sei? Diciamo che LinkedIn email, siccome poi ovviamente il tuo messaggio viene agganciato al tuo profilo, non occorre perdere troppo tempo, energie, spazio, rubare tempo nel raccontare chi sei, ma piuttosto venire un po' subito al dunque e spiegare perché li stai scrivendo. Ti scrivo perché mi piacerebbe raccontarti delle esperienze che sto maturando nel settore IT come formatore per il social selling, e credo che potrebbero gli insight che ho acquisito, l'esperienza acquisita potrebbe essere di interesse anche per te e per la tua azienda. Quindi questa è una modalità per strutturare la tua email, quindi partire con un'introduzione, con un conversation starter, spiegare perché stai scrivendo a questa persona. Poi dovresti inserire un effetto wow, quindi un qualcosa di personale che fa capire l'attenzione che hai posto nello scrivere questo messaggio e che comunque dovrebbe in qualche modo gratificare, far piacere a questa persona. E infine poi diciamo le conclusioni con una call to action. Quindi nelle email ricordati di scrivere un conversation starter, un'introduzione, poi scrivere perché stai scrivendo a questa persona, poi aggiungi un elemento personale che crei una empatia superiore da parte della persona, quindi un cosiddetto wow factor, e infine aggiungi una call to action. Ti propongo di vederci durante la prossima settimana, eccetera, eccetera. Quindi una chiara call to action, eccetera. Ovviamente la tua prima email non dovrebbe essere natura commerciale, non devi parlare dei tuoi prodotti o delle tue soluzioni, ma devi parlare piuttosto delle esperienze, dei benefici, dell'insight, dei ragionamenti che tu puoi condividere con questa persona per a suo beneficio, a suo vantaggio, non a tuo vantaggio o a tuo beneficio.
Quindi con Sales Navigator tu puoi scoprire, tu puoi trovare nuovi prospect, salvarli come lead in liste opportune. Idem per quanto riguarda gli account, puoi scoprire quali sono i cosiddetti recommended leads, cioè lead che assomigliano hanno le caratteristiche magari di persone che tu hai trovato in altre ricerche che hai salvato come lead. Per esempio, Mariano Corso, mio collegamento di primo livello, potrei salvarlo come lead, magari lo metto tra le persone che si occupano di HR, come HR Manager e Director. Potrei mettere questo. Tiziano Tassi è un CEO, lo potrei salvare tra i CEO. Vedete come LinkedIn mi aiuta a aggiornare e aggiungere leader raccomandati in base alle liste che ho già creato e quindi alle preferenze che ho già mostrato in termini di targeting. Jacopo Paoletti lo potrei salvare ancora una volta, lo posso mettere come CEO. Ok, e così via. Queste sono, diciamo, le leader raccomandate basate sulle mie preferenze di vendita. Una parte iniziale che si fa proprio nel setting iniziale, nella configurazione iniziale di Sales Navigator, è proprio decidere quali sono le caratteristiche del tuo cliente ideale, oltre che a settare alcune opzioni per la visualizzazione del profilo. Vi consiglio di usare quella, come dire, più trasparente possibile. E le preferenze sono di cinque tipologie. Vedete l'area geografica, quindi tipicamente io opero in Italia, ma preferibilmente in Lombardia. Potrei aggiungere Toscana alle mie preferenze, quindi mettere Lombardia e Toscana. Quindi potrei rivedere il settore industriale a cui sono maggiormente interessato. Potrei eliminare magari aziende sotto 200 dipendenti, sotto 500 dipendenti. Potrei scegliere funzioni aziendali differenti di questa e decidere magari di voler parlare solo con CXO, magari vice president, ma non manager e magari ma non senior. Queste diventano le mie preferenze di vendita che posso, come dire, salvare e agganciare tutte le volte per filtrare una ricerca sulla base delle mie preferenze di vendita. Poi posso anche, vedete, decidere quale email scegliere per ricevere informazioni su account, su ricerche, altre ricerche salvate, eccetera, eccetera. Sales Navigator quindi mi permette di fare questo, mi permette di utilizzare Sales Navigator per essere aggiornato su messaggi che ricevo in una inbox specifica, che è la Sales Navigator Inbox, dove ricevo le comunicazioni in risposta, per esempio, alle mie email o ai miei messaggi. Con questo alert io posso essere informato se una persona ha visto il mio profilo, ha cambiato posizione, ha avviato una nuova posizione, vedete, e così via. Sono tutte persone che ovviamente fanno parte dei miei lead. Un'altra opportunità che avete con Sales Navigator è quello di creare dei point drive. In realtà per creare point drive dovete avere una licenza di tipo Team, Link o Enterprise, non la più, diciamo, più economica, ovvero l'entry level di Sales Navigator, che è la licenza professional. Quindi, se voi avete una licenza Team, Link o Enterprise, potete coprire cosa servono e come creare dei point drive. I point drive sono dei raccoglitori di contenuti, per esempio qui ne vediamo uno,
a cui potete dare un nome, potete personalizzare cambiando il background, potete attribuire questa persona a un nome o condividere all'interno del vostro team di vendita. Potete aggiungere degli elementi, possono essere video, quindi link a, per esempio, video su YouTube, possono essere documenti, per esempio dei file, delle presentazioni, delle immagini. Quindi vedete, se io faccio add new entry, posso inserire qui, inserisco un commento per la nuova presentazione o video, e qua posso inserire un contenuto, posso inserire un link, un file, un video da YouTube o Vimeo, addirittura una mappa per dire queste sono la sede, l'area geografica, qui fissiamo il nostro appuntamento, qui posso inserire qualunque URL e qui posso caricare un file. Quindi io potrei caricare un video su YouTube, quindi se vado su YouTube Affinity Networks, vediamo se questo è un video in cui io spiego gli ambiti di applicazione di dove eravamo qua. Allora, siamo persi dove eravamo. Ok, questo non c'entra, questo non c'entra. Vediamo se lo trovo in tempi rapidi. Comunque eravamo forse qua, no? Ecco, eravamo qua. Io posso inserire questo video. Ok, posso cambiare immagine, editare l'asset, cancellarlo, eccetera, eccetera. Quindi vedete, è abbastanza semplice creare un raccoglitore, un po' di drive e vedere la preview, condividere il link in forma privata o in forma pubblica. Vedete, questo è il mio point drive dedicato al social selling, in forma preview. Queste sono le informazioni di contatto che la persona può scoprire. Posso ovviamente copiare e ottenere questo link e condividerlo, per esempio, in forma privata con un mio contatto email. Potrei dire alla persona a cui prima stavo scrivendo: ti scrivo perché mi piacerebbe raccontarti su come sto lavorando e creare l'effetto wow. Ti condivido qui il mio point drive. Ok, e questo è ci potremmo risentire martedì prossimo per un condividere le opinioni in merito alla, a, diciamo, ai contenuti che ho in merito alle presentazioni su Point Drive. Una mail efficace non dovrebbe superare i 300-350 caratteri. Ti ricordo che appunto hai una serie di informazioni direttamente dentro il Conversation Starter e in fondo c'è comunque il link al tuo profilo su LinkedIn. Quindi cosa succede? La persona che riceve il point drive può andare a vedere di cosa si tratta e può decidere di navigare all'interno di questi contenuti. In questo modo mi dà delle informazioni che io poi posso gestire, che io posso analizzare, che io posso misurare. Quindi io posso scoprire le persone che hanno visualizzato questo contenuto che ho creato a dicembre scorso,
Chi sono le persone che hanno visualizzato questo contenuto? Posso vedere per ciascuna di esse la loro attività. Quindi, cosa hanno fatto queste persone? Sono state alcuni secondi, hanno visto alcuni contenuti, quindi in totale ha visto il primo asset, è stata 2 minuti e 48 secondi. Posso scoprire che invece un'altra persona è stata molto di più. In generale, questi sono i minuti passati su questi elementi, vedete 1 minuto, 24, 2 minuti, eccetera, e poi posso vedere i viewers. Quindi Elia Buongarzone ha cliccato e è andato a vedere, è stato 1 minuto e 7 secondi su questi contenuti video. Vedo anche le altre persone, lei è stato 3 volte, quindi è venuto 3 volte su questo, a vedere questo contenuto. Questo quindi diventa il point drive, un ottimo strumento per vedetelo come un costruttore di landing page, un landing page builder, dove voi potete avere gli analytics one to one con una serie di metriche che misurano il livello di interesse e di attenzione in termini di scelta del contenuto e tempo dedicato a quel contenuto, che può essere interessante per appunto un follow-up. Quindi per capire che tipo di effettivo interesse hanno dimostrato i tuoi prospect quando hanno ricevuto l'accesso al tuo point drive. Puoi decidere come creare questi, come diciamo in termini di branding, caratterizzare il tuo point drive, vedete con immagini di copertina, con colori in linea con il vostro brand. Potete anche creare più categorie per se avete, non so, 3 linee di business o parlate di content marketing, product branding, di social selling, potreste creare più categorie per poi organizzare meglio le vostre presentazioni. Quindi vi ho parlato di come è l'importanza di Sales Navigator per trovare prospect, per ingaggiarli attraverso l'email, per coinvolgerli attraverso la creazione di presentazioni di point drive ad hoc. Questo è un po' il mondo. Vediamo un attimo come riprendere la presentazione che avevo prima, che vi stavo mostrando prima. Ok, quindi parlavamo di come targetizzare le persone. Comprendi bisogni dei tuoi clienti, quindi utilizza il menu di sinistra per segmentare in base ai contenuti, agli alert, ai cambiamenti di lavoro, ai contenuti in termini di news, cioè le notizie che riguardano i tuoi lead o le tue aziende target. Fai leva sul network esteso perché anche se non sei collegato, tramite l'opzione Team Link tu puoi vedere sostanzialmente i collegamenti di un tuo collega, membro dello stesso team. E quindi questo ti permette di farti presentare al tuo collega e quindi di avere maggiore possibilità di networking. Cogli l'attimo, quindi fai leva sui cambiamenti di lavoro e di altri eventi, quindi utilizza questa filtro dinamico che ti segnala chi ha cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni e quindi tipicamente è più propenso ad ascoltare nuovi fornitori, nuove innovazioni, nuovi processi, novità. Io ho strutturato, ma ora qua non è la sede per entrare nel merito, nel profondo, nelle profondità. Ho strutturato comunque, ho descritto nel mio libro sul social selling una metodologia che ti permette con questi 7 passi di identificare il tuo cliente ideale, quindi scoprire quali sono i filtri di ricerca a partire dalle preferenze di vendita. Poi ottimizza il tuo profilo per attirare clienti, quindi chiediti se stai veramente parlando e comunicando nella maniera migliore con il tuo prospect attraverso il tuo riepilogo, la tua formazione, le tue competenze, la tua qualifica, la tua foto e la tua immagine di sfondo che è inserita nel profilo.
Poi questo ti permetterà di fare inbound selling, cioè di diventare una calamita, un punto di riferimento per i tuoi prospect, che magari facendo una ricerca per parola chiave su LinkedIn si imbatteranno sui tuoi contenuti, troveranno il tuo profilo, andranno a leggere le tue risorse, andranno a leggere i tuoi articoli, cominceranno a seguirti e così via. Ma il social selling non è solo inbound, è anche outbound e quindi proattivamente puoi utilizzare gli strumenti, in particolare quelli di Sales Navigator, la ricerca avanzata, per cercare i tuoi prospect su LinkedIn. Una volta che tu hai creato la tua prima lista di prospect, il tuo obiettivo è capire quali sono tra questi quelli a maggiore probabilità di conversione, quelli che più facilmente di altri ti ascolteranno, quelli che ti permetteranno quindi di riuscire poi a monetizzare i tuoi sforzi, i tuoi investimenti in termini di tempo e risorse. Quindi analizza e classifica i tuoi prospect, utilizza alcuni criteri come la prossimità sociale, la vicinanza quindi per interessi, per area geografica, per esperienze condivise, per andare prima degli altri a contattare o a raggiungere prospect con cui hai un certo livello di affinità, con cui hai degli elementi in comune. Inconnettiti, ingaggia con i tuoi prospect, lo puoi fare inviando una richiesta di collegamento, inviando in alternativa una email, facendoti presentare da un collegamento condiviso. Una volta che la persona l'hai contattata, l'hai conosciuta, magari è diventato un tuo collegamento diretto, puoi sviluppare un'attività di lead nurturing, ovvero coltivare la relazione con questa persona attraverso la condivisione di contenuti in forma privata, quindi non solo contenuti in forma pubblica, ma contenuti middle of funnel, bottom of funnel, quindi ricerche di mercato, white paper, report, video tutorial, eccetera, che aumenteranno la confidenza, la familiarità con i tuoi contatti qualificati e faranno sì che al momento della decisione, quando saranno pronti per prendere una decisione commerciale, per scegliere un fornitore, preferiranno te al posto di un tuo concorrente. Il settimo passo è quello di portare la conversazione sull'offline o in real life, quindi passare dall'online all'offline con un messaggio che invita la persona a fissare un appuntamento, prima magari telefonico e poi di persona. Questi sono i 7 passi che io descrivo nel mio libro sul social selling. Quindi identifica le tue buyer personas, quali sono quindi i tratti salienti del loro ruolo, della loro professione, quali sono le loro competenze, ma anche le sfide che devono affrontare, dove risiedono tipicamente i tuoi clienti, qual è la geografica, che tipo di background professionale o accademico, universitario hanno. Quindi li posso trovare partendo da alcuni campi di studi, dalla scuola, dall'università. Sono i tuoi clienti, aziende di quale dimensione, appartenenti a quale settore industriale? Poi è importante, come dire, farsi trovare preparati. Quindi nel momento in cui abbiamo capito, identificato il nostro cliente ideale, cerchiamo di capire se il nostro profilo è adeguato, è coerente, è in linea con le aspettative, con i bisogni, con le sfide, con le criticità, con quello che sta cercando il tuo cliente ideale. Quindi fai un'analisi del tuo profilo, stai parlando, stai comunicando con il linguaggio, con lo stile, stai trattando giusta, coerente con i tuoi clienti attuali e futuri. Hai aggiunto degli elementi di validazione sociale, ci sono dei video, vedete in questo caso come questi 4 profili di hotel manager, come sono e appaiono diversi. Quelli di sotto hanno l'immagine di sfondo personalizzata, hanno una qualifica più precisa, più puntuale, hanno inserito il riepilogo. In questo caso Varner Ferrato ha anche aggiunto una serie di video, di elementi multimediali, di arricchimento e di corredo della narrazione della propria storia professionale, del proprio personal storytelling.
Cerca i tuoi prospect su LinkedIn, lo puoi fare anche se non hai Sales Navigator, puoi fare una ricerca per la chiave, cercando il ruolo, filtrando per il livello di collegamento, per l'area geografica, puoi filtrare per azienda attuale e passata, per settore, eccetera. Salva le tue ricerche, vedi, Save Search. Quindi puoi salvare le tue ricerche, puoi raffinare la tua ricerca, per esempio filtrando per collegamenti di secondo livello, aggiungendo o utilizzando gli operatori booleani per, in questo caso, il title, quindi il ruolo, il titolo. Salva le tue ricerche, attiva un warning, un alert settimanale per ricevere notifiche sui nuovi entranti che corrispondono alle query della tua ricerca, del tuo cliente ideale. Una volta che hai creato questa prima lista di prospect, analizza i tuoi prospect, vai sul loro profilo, carpisci le informazioni di base, guarda le highlights, i collegamenti in comune, quanto è attivo da chi è seguito su LinkedIn, se hai ricevuto o no delle recommendation, ovvero delle segnalazioni, come ha descritto la sua esperienza e che tipo di esperienza è effettivamente. Tutte queste informazioni ti faranno capire se Matteo Parma è il tuo interlocutore. Crea il primo contatto, quindi prova a rispondere a queste domande quando formuli il tuo invito personalizzato. Cioè, la persona si chiede, che riceverà il tuo invito, perché questa persona sta cercando di connettersi con me? Non me la ricordo, non la conosco, non l'ho mai incontrata, non so cosa vuole da me, magari mi vorrà vendere qualcosa. Quindi devi superare questa diffidenza, questo scetticismo, questi dubbi, spiegando perché questa persona ha invitato proprio questa persona. Perché l'hai conosciuta, perché l'hai incontrata magari durante un evento, perché hai letto un suo articolo e l'hai ritenuto interessante, perché hai la stessa esperienza professionale, perché anche tu sei un ex collega e hai lavorato in quell'azienda, perché sei amico di una sua persona che ti ha fatto il suo nome e quindi lo vorresti incontrare proprio per questo. Quindi descrivi in 300 caratteri perché con un invito personalizzato hai conosciuto questa persona e perché la vorresti aggiungere al tuo network. Cosa hai in comune con questa persona? Quali potrebbero essere i tuoi icebreaker, i tuoi rompighiaccio o i tuoi conversation starter? Esperienze passate in comune, competenze o interessi? Partecipate alle discussioni nei gruppi? Avete le stesse competenze? Avete molti contatti e collegamenti in comune? Siete entrambi attivi su LinkedIn? Il sesto passo è coltiva i tuoi prospect, quindi soprattutto cerca di monitorare i feedback, le risposte, i segnali deboli che lanciano i tuoi prospect per capire poi quando sono sales ready, quando sono maturi per una conversazione di tipo commerciale o per una proposta di incontro commerciale. Quindi l'importante è riuscire a capire come rimanere top of mind, come monitorare il processo, come attivare dei meccanismi di lead scoring per poi capire quando è il momento per invitarli appunto a un passo ulteriore per passare poi dall'online all'offline. Condividi messaggi privati, fino alla fine, settimo punto, favorisci l'appuntamento telefonico. Al termine dei messaggi, alla sequenza di messaggio interazione, il tuo obiettivo è quello di non trascinare troppo a lungo il dialogo solo attraverso canali digitali o la messaggistica di LinkedIn o comunque un canale social, ma è quella di trasformare l'opportunità in una occasione di incontro o di appuntamento telefonico. Quindi nessuna relazione con potenziale cliente dovrebbe essere mantenuta solamente tramite LinkedIn o altro canale online. LinkedIn ti è servito per fare digital sales prospecting, cioè per ottenere dei prospect per il commerciale attraverso canali digitali. E se avrai fatto questa operazione con trasparenza, con lealtà, con fiducia, con generosità, avrai sviluppato una relazione basata sul valore, sulla fiducia, e quindi sarà naturale per il tuo prospect accettare il tuo invito, sarà lui stesso a proporti di conoscerti. Secondo LinkedIn sono tre, come dire, gli step che dovremmo seguire quando siamo su Sales Navigator. Trova le persone giuste e le aziende.
Comprendi quali sono le trasformazioni, i cambiamenti, gli umori, i processi, le attività che coinvolgono i tuoi lead e le tue aziende. Soprattutto cerca di cogliere il cambiamento interno, perché si spostano le persone, perché vengono promosse, esterno, perché le aziende si fondono, si quotano in borsa, cambiano, creano nuove linee di business, si trasformano e infine ingaggia con le persone giuste. Quindi target, understand, engage sono i tre verbi chiave di un processo di social selling, secondo LinkedIn, attraverso Sales Navigator. Vi ho già mostrato il builder, vi ho anche citato le cosiddette sales spotlights, che sono appunto quei filtri dinamici che stanno in modalità orizzontale sulla pagina e che vi permettono di acquisire tutta una serie di informazioni. Vi ricordate quelli che hanno cambiato lavoro, i lead che qualcun altro vi può presentare, chi ha postato su LinkedIn, chi ha condiviso con te una serie di esperienze che tu puoi citare nel tuo approccio commerciale. Condividono esperienze, sono follower della tua pagina. Vedete recentemente i cambiamenti di lavoro, è stata menzionata da un quotidiano online, ha postato questa persona su LinkedIn negli ultimi 30 giorni, oppure condividono con te una serie di esperienze. Ok, leader che seguono la tua azienda. Quindi che sono iscritti o sono follower della tua azienda. La ricerca per filtro, per lead, ti permette quindi di inserire parole chiave, livello nazionale, filtrare per settore, per area geografica, per scuola, per università, per ruolo, quindi ruolo e tenuto in azienda. Da quanti anni questa persona è in azienda? Da quanti anni lavora? Da quanti anni ricopre la stessa posizione? Filtri associati in termini dell'azienda, in termini di azienda attuale, passata, tipologia di azienda, dimensione dell'azienda e altri filtri, per esempio posted content keywords. Puoi fare una ricerca filtrando tutte le persone che di questi risultati io posso utilizzare questo filtro per andare a, supponiamo, io cerchi marketing. Quindi tutte di queste persone, quelle, in questo caso nessuna, che ha postato un contenuto usando la parola che è marketing. Quindi questo mi permette, se faccio view e faccio post con Kio e scrivo Facebook, vediamo se la Veronica Gentili appare in questo elenco. Appare Marco Rasi che ha scritto sul social selling, consapevolezza e atteggiamento, quindi un contenuto interessante, potrei andare a vedere e approfondire questo tipo di relazione, quindi questo lo potrei mettere tra i founder o i CEO. Ok, potrei taggarlo come un executive. Potrei aggiungere, andare sul suo profilo eventualmente e aggiungere una nota. Da contattare entro 28.2. Quindi vedete che il Sales Navigator diventa anche una sorta di CRM. Non solo, non vi ho detto che il Sales Navigator lo potete integrare con la vostra piattaforma di CRM preferita o che abitualmente utilizzate, come Salesforce.com, Microsoft Dynamics, Oracle, NetBase, HubSpot, sono, se non sbaglio, sette i vendor, le piattaforme ad oggi integrabili di CRM e Salesforce Automation, ad oggi integrabili direttamente con Sales Navigator. Quali sono i vantaggi? Che voi potete sincronizzare i lead
social o i lead di sales navigator con le vostre lead o business opportunity che gestite tramite salesforce.com, per esempio. E quindi vi ritrovate in Salesforce tutta una serie di informazioni social, inclusi i tag e le note che avete preso, come ho fatto io in questo momento, direttamente su LinkedIn Sales Navigator. Un ultimo punto sono le email. Le email sono uno strumento che vi consente di bypassare filtri, segretari, di differenziarvi, di essere multi-device, cross-device, di raggiungere la persona quando è in mobilità, quando ha uno smartphone, un tablet e non solo un desktop. Ricordatevi poi che le email non vanno nello spam. Quindi un messaggio email è il primo modo, se vogliamo più immediato, per ingaggiare un potenziale cliente. È la tua prima conversazione, il modo con cui scrivi il primo messaggio delimita, dà un'impronta poi a tutto il tuo processo di costruzione del rapporto e dello sviluppo della relazione con questa persona. Quindi è fondamentale, ancora una volta, fare una buona prima impressione. Quindi la personalizzazione del messaggio, fai capire che non è fatto un copia e incolla, non è un messaggio generico che stai inviando a centinaia di prospect, ma è un messaggio che fa capire che tu hai studiato, sei andato sul profilo di questa persona, ne hai colto alcuni aspetti salienti, hai capito quali sono i suoi pain points, i suoi punti di disagio, i suoi punti di attenzione. Quindi la personalizzazione comincia ancora una volta con, abbiamo detto, un elemento di comunanza, un conversation starter, un qualcosa che è in comune. Una competenza, un interesse, una posizione precedentemente ricoperta. E questi sono i sei punti in comune che ti mostra Sales Navigator, che puoi utilizzare per rompere il ghiaccio. Collegamenti, gruppi, aziende comuni, istruzioni comuni, company followers o interessi in comune. Non inviare un'offerta commerciale al primo messaggio. Vai invece a eventualmente scoprire, riconoscere i suoi passaggi di carriera, i suoi traguardi, le sue interessi, eccetera, eccetera. Non chiedere al cliente nomi di altre persone che conosce e che potrebbero essere interessate al tuo profilo, alla tua azienda, se prima non hai approfondito con loro la conoscenza. Non raggiungere persone il cui background professionale non è in linea con il tuo cliente ideale o con le caratteristiche del tuo cliente ideale. Non inviare le email nel weekend. Se un'email inviata il sabato ha in media il 16% di probabilità inferiore di ricevere una risposta. La fascia migliore è quella delle 9-10 di mattina. Alcuni studi ci dicono il giovedì. Comunque fai i tuoi test, preferisci la mattina, dal martedì al giovedì, e sembra che il giovedì dalle 9 alle 10 avrai maggiore probabilità. Ma non fissarti su questo, fai i tuoi test, i tuoi esperimenti. La email è importante, il subject, così come nella email che tu mandi, lo sai che il tasso di apertura è in gran parte determinato dal soggetto, oltre che ovviamente dall'orario, dalla frequenza, dal mittente e da altri elementi più di branding o legati alle abitudini di utilizzo del tuo destinatario. Qua sulla email è ancora più importante essere brevi, concisi, persuasivi, capaci di attirare l'attenzione con un subject efficace. Puoi inserire il nome della persona nel subject, puoi citare nel subject qualcosa che è in comune, puoi menzionare un collegamento condiviso, puoi ricordare al buyer che vi siete già incontrati, citare un suo raggiungimento di un obiettivo. Complimenti Mario per la posizione, eccetera. Cita un suo traguardo professionale, puoi citare un suo post. Puoi anche scrivere più template da utilizzare per poi personalizzare i tuoi messaggi. Ritornando a quello che prima vi dicevo quando facevo un esempio concreto di scrittura di un'email, LinkedIn suggerisce una struttura di email di questo tipo. Un icebreaker, un rompighiaccio, un'introduzione in cui spieghi chi sei perché stai scrivendo proprio a lei o a lui,
un elemento di interesse personale che richiami l'attenzione e crei empatia, un why factor, e infine una call to action indica il prossimo passo in base all'obiettivo della tua email. Se è un'email esplorativa sarà una call di approfondimento, se è un'email che è già la terza email, quindi dove già hai proposto un approfondimento, e magari potrebbe essere quella di una proposta di appuntamento. Allora, ho provato a raccontarti in questi 40 minuti circa, 45 minuti, ora ho perso un attimo, sono quasi in realtà 50 minuti, quello che è interessante fare, quello che si può fare, quindi attraverso LinkedIn, se sei un venditore, se sei una persona che desidera fare sales prospecting, desidera ingaggiare, trovare, sviluppare relazioni con prospect, trasformare in lead, monitorare la loro attività per essere più efficace, più pronto, più tempestivo nel cogliere l'opportunità, magari legata a un cambiamento di lavoro o a una fusione dell'azienda che stiamo monitorando. Allora, c'è qualche domanda, c'è qualche curiosità? Non so se c'è ancora, ecco, c'è Arianna, che è la mia collaboratrice, chiedo a Arianna se sono arrivate delle domande. Ok, quindi vi do ancora qualche minuto di tempo per chi vuole magari farmi una domanda, un approfondimento su uno dei temi che ho trattato. Abbiamo parlato di sales intelligence, di sales navigator, di email. Ho fatto anche un accenno a Point Drive, che è uno strumento molto importante per creare delle landing page e per misurare poi il reale interesse one-to-one di chi ha avuto accesso al vostro Point Drive. Se le email sono solo premium o anche gratis. Le email sono su premium, quindi sono a pagamento. Un tempo era possibile acquistare pacchetti di email anche senza avere un account a pagamento. Se invece acquistate qualsiasi dei piani a pagamento, avrete in corredo un certo numero di in-mail mensili. La in-mail, una volta che viene aperta, in qualche modo si ricarica, quindi vi si accredita una nuova in-mail. Con Sales Navigator il numero di mail varia da 25 a 50, forse più di 50 nella versione Enterprise. Idem per le altre piattaforme a pagamento come LinkedIn Recruiter o Recruiter Lite. Fate un buon uso delle email. Differenza tra l'uso delle liste e dei tag, chiede Moderna. Beh, allora, sostanzialmente i tag possono essere un ulteriore elemento di differenziazione, mentre le liste possono esserti utili, per esempio, per gestire differenti prospect che appartengono a settori differenti. All'interno dello stesso settore puoi utilizzare i tag per specificare chi all'interno della lista è un hot prospect, è un prospect da contattare per la prima volta, è un prospect al primo incontatto o interazione. Quindi questo potrebbe essere un uso dei tag, quindi per raffinare ulteriormente oppure dare una vista trasversale tra tutti gli hot prospect a prescindere dal settore di appartenenza. Quindi io potrei avere due hot prospect nella prima lista, in cui parliamo di un mio settore, che ne so, di fotonica, cinque hot prospect nella seconda lista, dove parliamo di software per le telecomunicazioni, e quattro hot prospect nella terza lista, dedicata al mondo, per esempio, della telesorveglianza. Quindi supponiamo che la mia azienda sia presente in questi tre settori di business, potrei adottare questa strategia di tagging diversificata rispetto alla creazione di gruppi appunto di lead, ovvero di liste di lead. Luca chiede se è possibile rivedere l'uso di LinkedIn come CRM. Beh, allora, quando parlavo dell'uso di LinkedIn Sales Navigator come CRM, proprio alludevo a questo, cioè alla possibilità di creare dei tag personalizzati con cui poi andare a filtrare
i miei contatti e le mie relazioni sulla base di questi tag. Quindi io posso andare, vedete, a dire io ho aggiunto questo tag, potrei aggiungere qui un altro tag, hot prospect, se ce l'ho, oppure diciamo hot prospect, e quindi poi andare a filtrare tra tutti i miei lead, quelli che sono hot prospect. In questo modo io mi gestisco la mia pipeline commerciale andando a filtrare e quindi a inviare nuovi messaggi o a inviare o gestire la mia pipeline in questo modo. E chiedono poi se poi in Drive è utilizzabile solo con account a pagamento. OneDrive è una funzionalità presente solo in due versioni di Sales Navigator, che abbiamo detto un account a pagamento. In particolare devi avere la versione Team Link o Enterprise. Io ho la versione Team, in realtà poi non ho questo Team così esteso, ma sono passato alla versione Team proprio perché volevo scoprire meglio come funzionava OneDrive, non solo, ma la edizione Team ti permette di integrare il tuo Sales Navigator non solo con i membri del tuo team, per cui il supervisore ha accesso a statistiche e metriche aggregate sul comportamento dei singoli venditori, ma ti permette anche di integrarla con la tua piattaforma di CRM o Salesforce Automation. Per esempio, io ho integrato il mio Sales Navigator con salesforce.com proprio per capire come funziona. L'integrazione, quindi, da una parte hai bisogno della versione professional di Salesforce, quella che costa circa 1.000 euro all'anno, 800 dollari, qualcosa in realtà, ma hai bisogno anche di acquistare un connettore per l'API che costa circa 200 dollari l'anno. Quindi, se sei interessato, poi io su questo farò dei corsi, dei focus ad hoc, in cui ti spiegherò come utilizzare LinkedIn non solo per Sales Navigator, ma per farlo diventare una parte integrante delle tue piattaforme di vendita, e quindi non solo sui canali social, di vendita, di CRM, di Salesforce e di gestione, diciamo, della pipeline commerciale. Utenti chiedono se è possibile ricevere le slide. Allora, questo webinar vi manderò l'istruzione per accedere alla videoregistrazione. Non posso, diciamo, inviarvi le slide perché quelle sono riservate a chi è iscritto pagando alla Social Selling Academy o a chi acquista o viene in aula pagando ai miei corsi. Quindi, da questo punto di vista, non posso darvi direttamente le slide, ma credo che se mi avete seguito o anche guardato poi la registrazione, troverete un po' tutti gli spunti in questo momento. Luca mi chiede se Sales Navigator, non Navigation, Navigator si interfaccia con Zoho. Credo di no, però Sales Navigator, ovvero di fatto Microsoft, sta ampliando la lista delle piattaforme integrabili, quindi non escludo che magari lo sia in un prossimo futuro, o che sia già nella roadmap dell'integrazione. Usare la possibilità di usare filtri anche per escludere dei valori. Sì, si possono usare dei filtri di esclusioni, usare filtri per escludere chi ha già visualizzato il tuo profilo, chi è già un tuo lead, eccetera, eccetera. Grazie a Luca, vediamo Roberto, Elena mi chiedeva appunto un OneDrive. OneDrive è molto interessante sicuramente. Luca Del Ponte, vedo non ci dovrebbero essere più slide, più domande. Allora io direi che questa sessione di webinar è stata particolarmente vivace. Vi ringrazio perché, insomma,
È sempre un dare e ricevere, uno scambio di domande, di informazioni, di insight, aiuta a crescere un po' tutti, credo. Quindi io direi che ci possiamo salutare. Chi si è registrato, cioè tutti voi, riceverà poi una mail con le istruzioni per accedere alla videoreplica. Seguitemi se non l'avete fatto, iscrivetevi su linkedinforbusiness.it alla mia newsletter. Potete quindi ricevere poi altre newsletter, altre informazioni su eventi, contenuti, video, webinar, corsi in aula, bootcamp che organizzo, e quindi siete poi i benvenuti in tutto ciò. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.